Buongiorno a tutti, oggi preparo biscotti per la Pasqua. Mi occorre 550 g di farina, 150 g di zucchero, 3 uova, 50 ml di succo d'arancia, 50 ml di latte, 50 ml di olio, una bustina di lievito per dolci, vaniglia, scorza di un limone e di un'arancia grattugiata, un pizzico di sale per decorare e 100 g di mandorla a scaglie, 100 g di granella di zucchero. Inizio la preparazione. Nella farina aggiungo lo zucchero. Mischio. Precedentemente ho setacciato la farina. Metto il lievito, che anche esso setacciato, un pizzico di sale, metto le bucce, mescolo, metto un cucchiaino di estratto di vaniglia e aggiungo le uova. L'olio. Il latte. E il succo d'arancia, in questo caso il rosso. Lavoro con le mani. Lavoro sulla spianatoia. Metto un po' di farina. E l'impasto è pronto. Ora pulisco la spianatoia. Taglio dei pezzi. E faccio dei bastoncini tutti uguali, ma aiuto con un po' di farina. Il bastoncino lo allungo un altro poco. Ne taglio un pezzo e formo la colomba. Ed eccola pronta. Una volta pronte, passo per ognuno un po' di latte sopra. A questo punto metto un po' di zucchero a granella sopra e scaglie di mandorla. E inizio a mettere nella teglia.
Pronta la prima teglia, la vado ad infornare in forno caldo e statico a 200 per 25 minuti e continuo a farli tutti così. Una volta cotti sono pronti da gustare. Ora vi faccio vedere come sono dentro. Guardate che bontà! Grazie della visione, alla prossima! Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.